chi canta, chi dirige, a chi è un appassionato di coralità e a chi di coro non sa nulla. Benvenuti su A Più Voci, la nuova rubrica lanciata dalla Federazione Cori del Trentino per incontrare, ma soprattutto per conoscere, chi nella coralità trentina ha lasciato e continua a lasciare il segno. Nome e cognome. Nico Sbetti. Roberto Di Marina. Se aveste la possibilità di frequentare una masterclass con un compositore del passato, chi scegliereste? Johann Sebastian Bach. Oddio. Così al momento, Maurice Ravel. Come avete iniziato a comporre? In realtà in maniera molto naif e molto presto, quando ho iniziato a frequentare la scuola di musica, mi è subito venuta la voglia di creare qualche cosa. Come ho iniziato? Un po' per caso, ma forse qualche tentativo l'avevo fatto anche da ragazzino prima di iniziare gli studi di composizione, così. Sì, forse molto ingenui, però in effetti lì ho iniziato in quel modo. Oggi quali caratteristiche credete facciano riconoscere un vostro brano? Il mio, penso, l'armonia piuttosto densa e gli accordi di quattro suoni usati in maniera abbastanza invasiva all'interno del pezzo. E siccome uso più stili, in effetti è una domanda a quale è difficile rispondere. Alcune cose sì, ritornano con una certa, ma non in tutti i brani, per cui in effetti molti brani probabilmente non apparirebbero miei, e quindi sì, è un po' così. Nella valorizzazione della voce, quale aspetto della scrittura ritenete indispensabile? Penso il registro, nel senso che ovviamente fare cantare le voci nel proprio registro, tra virgolette, comodo è la cosa migliore per ottenere un buon effetto in un coro medio. Ma ci sono tante cose. Io, fra le tante, ho il terrore dei cromatismi per via dell'intonazione. Poi, naturalmente, l'estensione, la comodità, la possibilità di respirare, tante cose, insomma. Però dal punto di vista della scrittura, delle note proprio, io preferisco scrivere sempre diatonico, proprio perché immagino che sia molto più semplice intonare perfettamente le note. L'ispirazione esiste o non esiste? Sì, esiste, solo che può essere non la quell'idea romantica della melodia che ti salta nella testa, ma può essere anche data da qualcosa di extra musicale. Ma dipende se, da cosa si intende per ispirazione. Forse sì, forse no. Appunto l'idea romantica dell'ispirazione mi sembra un po' così, appunto un'idea che in realtà poi non esiste. Penso che esiste forse lo stimolo a scrivere, sì, da parte di qualche o una commissione o qualcos'altro. Quello era quello che diceva anche Rossini, no? Che l'ispirazione in realtà era l'impresario che ti martellava e ti chiudeva in una stanza e ti costringeva a scrivere. È un po' così forse. Nikos, tu hai anche una laurea in giurisprudenza. Sì. Come mai? Errori di gioventù? No, scherzo. Sono in realtà abbastanza contento di averla fatta perché mi ha aperto su un mondo e mi ha permesso, paradossalmente, di scoprire la filosofia del diritto, che era una cosa che mi interessava molto. Avessi un'altra vita, probabilmente farei un dottorato su questo. Poi sei stato qualche anno in Belgio per gli studi di composizione. Com'è l'ambiente corale belga? Devo dire molto ricco ed era avanti rispetto a noi, perché io sto parlando di 10 anni fa, nel senso che loro ci tenevano tantissimo alle loro produzioni contemporanee, proprio perché la loro fama è legata molto agli antichi fiamminghi, e quindi loro, sapendo questo,
rivalutavano l'idea di avere appunto dei grossi compositori contemporanei, alcuni dei quali effettivamente notevoli, tipo Vignes, tipo Kurt Beckenberg, se questa gente secondo me è gente che scrive bene. Quindi un ambiente corale per quanto riguarda la composizione contemporanea interessante. So anche che sei un ottimo imitatore. Ci fai un'imitazione? No, ti prego. Ma di chi? No, non sono un ottimo imitatore. Sono un buon imitatore di alcuni personaggi, ma è meglio che non li faccia. È meglio che non li Roberto, tu conosci anche il giapponese? No, 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 no. Tre parole proprio. Ce No, no. le dici? Dei saluti, non lo so, Sugimasen, come la sai, Konnichiwa, Arigato, Sayonara, Sayonara, noi lo pronunciamo con l'accento sbagliato, Sayonara, Sayonara, sì, no, ma conosco quasi nulla, no, no, sono affascinato però un pochino, sì, perché è una cultura esotica, lontana, sì, quello sì. Tra il 2019 e il 2020 alcuni tuoi brani sono stati eseguiti da musicisti dei Berliner Philharmoniker e è una cosa straordinaria. Come ci racconti qualcosa di questa esperienza? Sì, sono emozionanti, sì, anche perché sono inaspettate, cioè totalmente, non è nemmeno un sogno, è una cosa che in effetti, beh, è successo, nel senso, sì, forse ecco, il momento più emozionante, così, sì, poi in realtà sono esperienze come tutte le altre della vita, non è che cambia nulla, Però certo, fa certo effetto arrivare a Berlino, andare alla Filarmonie, no, in effetti quella è una cosa che non, in tutta la vita non immagineresti mai, in effetti, però ti sembra, sì, non che, neanche che la sognassi, in un certo senso, non sono il tipo che ha ambizioni, però in effetti se me l'avessero detto avrei detto, mi prendi in giro. Da insegnante di composizione in conservatorio, che cosa speri in particolare di trasmettere ai tuoi allievi? Oddio. Ah. Non è facile trasmettere qualcosa. Ma se forse così, io volo sempre basso, non, io penso che mi accontenterei anche di trasmettere un artigianato musicale, così non pretendo di fare di più. Quello sarebbe già dare un senso al mio lavoro. Sì. Entrambi siete anche direttori di coro. Vi è mai capitato di dover eseguire un brano non del tutto convincente dal punto di vista compositivo? Sì. E come vi comportate? Io penso che il lavoro grosso nella concertazione, se il brano funziona a priori hai poche cose da dire, se il brano funziona poco dal punto di vista compositivo devi metterci un po' di sale e un po' di pepe per usare una metafora culinaria, quindi devi lavorare di più e devi convincere il coro che tu sei convinto di fare il pezzo e questa è la cosa più difficile. Ma sì, io sono, probabilmente sì, alcuni brani non sono un granché, però io lascio sempre che siano i coristi a decidere sulla scelta dei brani, sono più contento così. E poi io mi metto a servizio e cerco di tirar fuori quello che so che posso fare, ma sono più contento se scelgono loro, che sia una scelta sentita. Io ascolto sempre le proposte e se posso, naturalmente, sono proposte realizzabili, insomma, è chiaro, cerco di accontentarli. Quale credete sia il vostro asso nella manica di fronte al coro? Non so se ne ho uno, io cerco di. Forse la cosa che cerco di utilizzare di più, che è anche una cosa che uso, cerco di usare come insegnante, è l'empatia. Cioè cercare di capire che tipo di sensazione un mio tipo di lavoro crea nel coro e se noto che la cosa funziona, normalmente l'entusiasmo è una cosa contagiosa e quindi è un qualche cosa che poi ti aiuta a realizzare l'effetto desiderato, insomma.
Assolutamente assi non ne ho purtroppo. Devo dire che no, non penso di essere, di avere le doti del direttore, no? E quindi per me però è un'esperienza utile appunto perché è quasi terapeutica, nel senso che mi costringe a mettermi in relazione con le persone e a vincere la mia difficoltà, insomma, non, ecco, di quel tipo. Quindi per non passare la vita davanti allo schermo di un computer, penso che è una buona cosa ogni tanto entrare in contatto con la gente. Sì. Un voto in trentesimi ad Antonello Venditti. In trentesimo ad Antonello Venditti. Per quanto mi riguarda, 26 glielo darei, insomma. Non è il mio autore preferito, ma insomma, per quello che ha fatto. Oddio, non lo conosco tantissimo, però sono portato a stimarlo perché comunque è un personaggio creativo e forse in parte ingenuo, mica tanto. Il voto è impossibile da dare, dipende sempre, è molto arbitrario. Dare i voti io. Boh, no, gli darei. Se si presentasse all'esame di conservatorio avrebbe il 30, penso, no? Almeno in alcune materie. Ma sì, diamogli un 30 perché in fondo è stato bravo, insomma. Un saluto musicale. Allora, ci ho pensato, mi è venuto in mente che quest'anno è credo, il 500° della morte di Josquin des Prez. Quindi butto lì un finale di un Mille Regrets, che è un brano molto bello. Bref mesure de fine, bref mesure de fine, bref mesure de fine. Che dolcezza nella voce di me, mamma. Quando insieme s'arrivava al capite. Infine, grazie. Grazie a chi si è lasciato intervistare e grazie a chi ci ha ascoltato. La Federazione Cuore del Trentino vi aspetta per la prossima puntata, carica della stessa passione e della stessa voglia di coro. Arrivederci.